tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, potete trovarmi su Instagram con il nome di studybreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Nel video di oggi vi mostrerò i miei acquisti fatti a Barcellona in ambito sia cancelleria che non, ma comunque inerenti al back to school, e quindi si tratta di un video haul. Allora, io sono andata a Barcellona, sono tornata da neanche una settimana e nelle storie di Instagram e anche in alcuni post ho già mostrato alcuni di quelli che sono gli acquisti che ho fatto lì. E direi di partire col mostrarvi gli acquisti che ho fatto in ambito vestiario, vestiti quindi. Allora, uno ce l'ho già adesso addosso e molti di voi se mi seguono su Instagram già l'avranno riconosciuto, e sì, sto parlando della maglietta. Questa maglietta è una maglietta che ho preso da Pull & Bear, una maglietta che c'è anche in Italia perché una ragazza mi ha scritto su Instagram nel direct che l'ha trovata in Italia, quindi se vi piace e volete acquistarla la potete trovare anche nei negozi italiani di Pull & Bear. Ho deciso di prendere una L perché in teoria io porterei una S/M, solo che la L veste, come potete vedere, in maniera più morbida, più comoda e larga, e io non sono solita a mostrare tanto le mie curve perché mi vergogno, e quindi tendo a prendere sempre vestiti un po' più larghi di quelli che mi dovrebbero andare bene. L'ho pagata, se non erro, dovrebbe essere sui 6-7 euro, perché non mi ricordo se fosse 6,99 o 5,99, comunque al di sotto di 10 euro sicuro. E oltre a questa stampa di questa tipologia di magliette, ci sono anche altre stampe molto belle. C'è una con i sushi, una con i french toast, quindi i classici toast alla francese, bellissimi. E quindi se vi piace questo genere vi consiglio di andare da Pull & Bear. Poi sempre da Pull & Bear ho deciso di acquistare un maglioncino per il periodo autunnale, perché non è tanto pesante da portare in inverno, e sto parlando di questo maglioncino bellissimo di questo color rosa antico, e di questo ho preso una M perché veste già largo, e adesso vi faccio vedere indossandolo come mi sta. Comunque, se siete interessati, sempre questo maglioncino ha diverse tinte, c'era anche nero, verde militare, comunque tinte abbastanza autunnali, e l'ho pagato 15 euro. Ok, sì, con la maglietta non c'entra niente, lo so ragazzi. Comunque questo è il maglioncino, come potete vedere già una M veste larghissimo, figuratevi una L, quindi ho deciso di stare più o meno bassa con le taglie, e è carinissimo. Adesso mi alzo per farvelo vedere, però non vi preoccupate, sotto ho i pantaloni della tuta, che sono i pantaloni di casa. Vi faccio vedere com'è da in piedi. Vedete, veste tanto largo, ed è il genere di maglioncini che a me fa davvero impazzire, e l'ho già utilizzato per tornare a scuola in università il primo giorno, che è stato lunedì. Infatti avevo questo maglioncino che avevo preso a Barcellona e altre due cose, che non è questa maglietta, ma altre due cose che vi farò vedere adesso, perché ho preso sempre a Barcellona, in questo negozio che non credo ci sia in Italia, si chiama Lefties. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è una canotta. Questa qua, una classica canotta nera con le spalline fini, e di questa ho preso una S perché ovviamente, vabbè, delle canotte non tendo a prendere la misura troppo grande perché sennò mi starebbero davvero male, e più che altro a livello di spalline poi si vedrebbe troppo il reggiseno e non mi piace, quindi delle canotte solitamente tendo a prendere la misura che mi sta giusta, e questa l'ho pagata 3 euro. E altra cosa che ho acquistato perché mi servivano, e sinceramente qua in Italia non avevo trovato dei jeans che mi stavano bene, sono appunto questi pantaloni jeans neri, che tra l'altro sempre da Lefties l'ho presi, ho preso la 42, e sono il modello, quello push up, che in teoria dovrebbe farti alzare il culo, scusatemi il termine ma è così, i glutei, ecco, e mi stanno benissimo, e il culo non me lo alzano perché io non ho il culo piatto ragazzi, quindi anche se vado in palestra ormai da più di 2 anni... non c'è nulla da fare, sono comodissimi, e quelli li ho pagati 16 euro. Altra cosa che ho preso, che in realtà ho preso perché, adesso vi spiego, dato che sono andata in questi negozi di cancelleria a prendere tanti materiali di cancelleria, perché voi lo sapete, ho un canale YouTube apposta, una pagina Instagram apposta, sono malata per gli oggetti di cancelleria, dato che c'è un limite di peso al bagaglio a mano che è di 10 kg, avevo paura di sforare, e dato che mi ero portata dietro da portare in giro questo zainetto che era piccolo così, che è quello giallo che molti di voi hanno apprezzato, e quindi se non l'avete ancora visto potete andarlo a vedere su Instagram,
Ho deciso, piuttosto che sforare 10 kg, faccio che prendere uno zaino un po' più grande, che comunque vale come, tra virgolette, secondo bagaglio a mano da portare in cabina sull'aereo. E sempre da Lefties ho preso al prezzo di 20 euro, quindi questo costa, diciamo, normalmente come magari anche H&M o Pull&Bear, questo zainetto nero, che devo essere sincera ragazzi, mi è piaciuto sin da subito perché ha diciamo è un tessuto impermeabile, quindi se dovesse piovere l'acqua non entra. Mi piace molto il fatto che ci siano questi cordini, sono davvero bellissimi, ha tre tasche, due laterali e una frontale, e dentro è molto molto capiente. E tra l'altro l'ho portato anche in università il primo giorno, quindi se siete interessati, perché ovviamente essendo nuovo e avendo nuovi oggetti da portarci dietro, quindi ci saranno nuovi oggetti al suo interno, se siete interessati a un What's in my backpack, questo qua nuovo, scrivetemelo sotto nei commenti che lo farò molto molto volentieri. Passiamo a quello che è il nucleo centrale del video, quello che tutti voi aspettate, ovvero gli oggetti di cancelleria che ho preso a Barcellona. E partirei con farvi vedere questi. Allora, premetto che su Instagram vedo tante foto con questi oggetti, non li ho mai provati, però ero intenzionata a farlo e ho deciso di prendere i washi tapes. Sì, lasciando stare che sono dentro la mia tazzina di Starbucks, per la quale stavo per finire dentro la fontana di Plaza Espagna, storia lunga. Questi washi tapes li ho presi e li ho pagati, se non erro, 1 euro, e ho deciso di prenderli per provarli perché sinceramente non li ho mai provati e non so neanche come utilizzarli, magari per rifare qualche riassuntino, renderlo un po' più carino gli appunti, boh. Comunque ho deciso di prendere questi washi tapes. Oltre a questo qua ho preso anche dei pennarelli per la lavagnetta che abbiamo di là. I pennarelli sono questi qua, sono questo nero, questo giallo, questo rosa che è troppo chiaro, infatti non penso di utilizzarlo, questo qua lilla che in realtà è un viola, oh mamma, non l'ha chiuso bene mio fratello, e questo verde acqua, che tra l'altro oltre ad avere il gommino per poterli cancellare hanno anche la calamita, infatti con la calamita li tengo appesi lì, e questi mi sembra di averli pagati sui 3 euro. Questo è il sacchetto di Tiger, che tra l'altro guardate ragazzi la stampa, a me fa morire da ridere questo uomo nudo, bellissimo, fa morire. Io direi di passare a farvi vedere quello che ho preso più che altro, più che da Tiger, da Aleop. Anzi no, vi faccio vedere quello che ho preso da Tiger. Ho scoperto che ultimamente da Tiger stanno vendendo nel reparto quaderni i quaderni a quadretti, cosa che prima da Tiger era proprio impensabile. Quelli che lo conoscono lo sanno benissimo, Tiger vende solo quaderni a righe, invece no ragazzi, sono arrivati anche i quadretti. Il mio ragazzo, perché ho chiesto a lui per la copertina, ha scelto questo quaderno con questa copertina che io dico manda male perché mi fa incrociare gli occhi a vederla, però è bella perché mi piace sia per il glicine qua che per questa, diciamo, questo rettangolino dove posso scrivere la materia per la quale andrò a utilizzarlo. I quaderni sono fatti così. Ragazzi, una cosa che mi piace di questo quaderno è il fatto che i fogli siano morbidissimi. Sono davvero morbidi, sono tantissimi tra l'altro. E non l'ho ancora utilizzato perché questo lo voglio utilizzare per una delle materie della magistrale, quindi direi di aspettare la magistrale. E mi piace tantissimo, l'ho pagato se non erro 2 euro. Altro quaderno che ho preso da Tiger è della collezione dei Lama ed è questo qua, guardate carinissimo, mi è piaciuto sin da subito sia per i Lama che per il colore proprio del quaderno, e l'ho già iniziato a utilizzare perché l'ho preso per commerciale, vedete ho già riscritto gli appunti e come potete vedere, vabbè che ho utilizzato degli evidenziatori abbastanza leggeri come il mio eyeliner pastel. Vedete, non, qua c'è l'evidenziatore, praticamente sul retro non si vede che trapassa il foglio. Altro acquisto che ho fatto da Tiger è questa graffettatrice o pinzatrice, non so come chiamarla, io la chiamo graffettatrice, però mi sembra che si possa chiamare anche pinzatrice. E non l'ho ancora aperta perché non l'ho effettivamente ancora utilizzata. È a forma di matita, è carinissima, non credo che ci siano dentro le punte, non penso proprio, no, infatti, però ce le ho perché le ho prese per quella forma di topo,
Come potete vedere, all'interno di un astuccio ci sta tranquillamente, comodissima da portare in giro, soprattutto se avete dei fogli volanti che volete pinzare. E qui ho detto, togliamoci questo sfizio e compriamoci questa graffettatrice che ho pagato 1 euro. Passiamo ora ad Ale Hop. Ale Hop, per chi non lo sapesse, e lo ripeto, è un negozio di cancelleria simile a Tiger. L'unica differenza risiede nel fatto che è molto più kawaii, che in giapponese significa cute, significa carino, molto bambinesco, molto stile giapponese. Sono entrata e ragazzi, è stato un colpo di fulmine, davvero. Allora, le prime due cose che volevo acquistare me le ha regalate il mio ragazzo, perché io avevo preso un pensiero per lui, che è una cosa che a lui piace tantissimo, e lui mi fa, no, queste le regalo io. Sono due penne. La prima penna è una penna a click del colore blu, ed è questa qua. Questa qua con una nuvoletta e un arcobaleno con scritto vive cada via con illusione, che significa vivi ogni giorno con illusione, diciamo. Questa penna, a parte che scrive benissimo e ha una scorrevolezza bellissima, io mi trovo, l'ho già utilizzata per riscrivere gli appunti di commerciale, davvero mi sto trovando benissimo. L'ha pagata Alessandro 2 euro, e tra l'altro c'era la promozione che con questa più un'agenda, perché ti davano l'agenda della stessa stampa, e c'erano diverse stampe, premetto, c'erano quelle con i fiori, quelle con il tramonto eccetera eccetera, pagavi 2 euro la penna e 3 euro l'agenda, quindi per un totale di 5 euro avevi sia la penna che l'agenda. Solo che l'agenda, io avevo già acquistato quella della Mr. Wonderful e mi sono resa conto l'anno scorso che con 3 agende, dico 3 agende, non ne utilizzavo manco una. Fra poco ho detto no, evitiamo di spendere soldi inutilmente. Altra penna che ho preso, ragazzi, questa non la uso dai tempi delle elementari, ed è questa qua. La riuscite a riconoscere? È la penna con, mi sembra, 9 colorazioni, 3, 6, 7, no, 8, sono 8 colorazioni, sempre presa da Ale Hop, e questa l'ha pagata, se non erro, 3 euro, e le colorazioni che troviamo al suo interno sono il nero, il viola, il rosa, il rosso, l'arancio, il giallo, il verde e l'azzurro, diciamo i colori classici di queste penne. L'unico colore che, se devo essere sincera, non mi aspettavo fosse di questa colorazione è l'arancione, perché più che arancione sembra un rosso mattone. Altra cosa che ho preso, e ragazzi, questa cosa non potevo non prenderla anche se l'avevo appena acquistata prima di partire, è questa. Una mummia, ok, che si apre e che diventa un bianchetto cancellino, scolorina, come la chiamate voi, comunque diventa un bianchetto ed è carinissimo. L'ho già utilizzata, tra l'altro l'ho portata ovviamente il primo giorno di università, e quella l'ho pagata io, l'ho pagata, se non erro, 2 euro. Altra cosa che ho acquistato da Ale Hop, e che ve lo devo far vedere perché l'ho attaccata sulla vecchia cover del telefono, questo anello per la cover, vedete? Per non farle appunto cadere il telefono, o se vi dovesse scivolare il telefono, almeno ce l'avete qua e non vi cade. E l'ho presa con questa stampa carinissima, con questa barretta di cioccolato che dice Mi Corazon Chocolate Por Ti. Carinissima. E assieme all'anello, vedete, c'è anche questo, io lo chiamo sbirulino, non so come chiamarlo, vabbè, è un aggeggio praticamente che si può attaccare o al muro o al computer, e praticamente potete tranquillamente appendere tramite l'anellino il telefono, e rimane praticamente così. La cosa bella di questo anellino, che ho pagato 3 euro, è il fatto che possa essere, qua c'è scritto, riutilizzato 100 volte, nel senso potete staccarlo e riattaccarlo per almeno 100 volte. Per ora ho deciso di lasciarlo qua, su questa trasparente, di non staccarlo, perché praticamente ho fatto un acquisto su Amazon che non c'entra niente con questo video, di queste, che mi è arrivato tra l'altro oggi, di queste 6 cover al prezzo di 8 euro. E tra l'altro una di queste 6 cover, di tutti questi colori, l'ho già utilizzata ed è già sul telefono che sta registrando, e quindi non mi interessava, diciamo, staccare l'anellino, ho deciso di lasciarlo lì. Detto ciò, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, e se così fosse mettete un bellissimo like qua sotto. Fatemi sapere sotto nei commenti se siete interessati al What's in my backpack, lo zaino nuovo preso a Barcellona. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, il link ve lo lascio sempre sotto qua in descrizione. E niente, detto questo, direi che ci vediamo con un prossimo video, ciao! La Tiger, sì, ho finito. Ho preso queste due cose. Mi sembra di aver preso qualcosa in più. No, forse ho preso solo questo, effettivamente. No, ho preso solo questo. Ora passiamo all'altro. Dov'è che ho messo? Oddio, dove ho messo l'acqua?